can see the future coming to you. Cry away the sadness and lies, and I can find a faith in days I've wasted. Been around enough to feel alive. And when the world is broken, hard and cold, and no one ever knows the reason why. For the ones we may become, for the battles we have won, for the day we reach the sun, gonna play it loud tonight. Come ho sempre detto, ce la giochiamo con tutte, ripeto, l'unica partita che non ce la siamo giocata è stata con la Juve, abbiamo visto cosa è successo e penso che tutte le altre partite ci abbiamo provato sempre, e anche sabato sera con la Roma penso che abbiamo fatto una buona partita provando a vincerla e ci siamo andati vicino. Non sono scaramantico, la verità è che il primo obiettivo è la salvezza, con 40 punti, ne abbiamo 26, ne mancano 14. Poi dopo, se dovessero arrivare questi punti che mancano ancora, non lo so, 10 partite, 5, 15, non lo sappiamo, vediamo se c'è la possibilità di fare qualcos'altro, ma il primo obiettivo sono i 40 punti. Io ho detto che questa squadra, in tanti dicono che potremmo avere qualche punto in più, ma credo che ne potremmo avere anche qualcuno in meno. L'episodio col Cesena, la stessa partita col Chievo che abbiamo fatto un gol quando mancavano 10 minuti. Ci sono state delle partite dove magari sì, a Bergamo vincevamo 3-1, però dopo il 3-3... Io credo che dopo 19 partite, se abbiamo 26 punti, sono quelli che meritiamo. Roberto è uno di quei ragazzi dove purtroppo, tra virgolette, ha avuto poche occasioni. Penso che quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene, penso che sabato ha fatto una grossissima partita. Però la stessa cosa è successa magari con Terzi, che adesso, ripeto, purtroppo, tra virgolette, non sta giocando. Però comunque sono dei ragazzi che quando gli è stata data la possibilità hanno fatto sempre bene e quindi sicuramente per loro è un qualcosa di importante. Credo che non mi sia mai successo di giocare con un giocatore che somigliava a un altro, cioè ogni giocatore ha le sue, sono diverse. Se devo fare un nome, ma nemmeno che ci somiglia, però magari in piccola parte Paolo a me ricorda un po' Signori, che ho avuto la fortuna di giocarci insieme al Bologna, però ripeto, sono comunque giocatori diversi.